Un addio o un arrivederci? Io oggi mi aspettavo l'arrivo degli infermieri con la camicia di forza, mentre gli sentivo dire che la colpa della sconfitta del PD e degli elettori che non hanno capito gli strepitosi successi che ha ottenuto lui con i suoi governi, direttamente o indirettamente, quando se l'è presa con Mattarella senza nominarlo, dicendo che se l'avessero lasciato votare l'anno scorso avrebbe avuto uno strepitoso successo elettorale, mentre adesso, guarda caso, il 4 marzo del 2018 è una data infausta e ha preso una scoppola. In realtà lui prende scoppole da sempre. Lui ha vinto le uniche elezioni in cui gli elettori non lo conoscevano, perché era appena arrivato e gli aveva appena regalato gli 80 euro, le europee. Dopodiché le ha perse tutte. Quindi che votasse nei giorni pari, nei giorni dispari, negli anni pari, negli anni dispari, sempre perde. Perché? Perché non si è reso conto, il povero uomo, che questo è un crollo di tutto il sistema, ma il sistema politico, il sistema economico che gli sta dietro, il sistema mediatico che ha cercato tutti i modi di puntellarlo fino all'ultimo, creando dei bluff clamorosi, delle bolle mediatiche inesistenti nel paese, il mito di Gentiloni, l'endorsement di Prodi, l'allarme di Juncker, il fenomeno Bonino, è tutta roba di cui la gente se ne frega, perché la gente vota sul fatto che ci sono enormi periferie sociali in Italia abbandonate dagli ultimi governi, e non è un caso se gli unici due partiti che vincono sono gli unici due partiti che non hanno fatto parte né del governo Gentiloni, né del governo Letta, né del governo Renzi, né del governo Monti. Gli altri che hanno inciuciato in quei governi, che hanno fatto pagare i costi della crisi ai poveracci per salvare i ricchi e le banche, hanno perso tutti. Se non si capisce questa cosa, si continuerà a fare finta che insomma adesso qualche aggiustamento eccetera, ma la gente non li vuole più vedere quelli. Questo è il problema. Questo abbiamo detto il 4 dicembre del 2016, quando anche lì Renzi faceva finta di non capire e diceva c'ho comunque il 40%. Adesso che è il 18%, non lo so che cos'altro aspetta per prendere atto del fatto che tutto quel ceto dirigente lì non sta più in piedi. Questo è il tema. Dopodiché, quindi un grande baffa se vuole far esplodere il suo domanda. Partito, Marco, devo mandare l'Italia alle elezioni, arrivare al 10%, vada avanti così che va bene, insomma, ma è questo il significato di questo voto, secondo me.